È finita 2-2 la sfida tra l'Arezzo Roma e l'Arezzo Calcio femminile allo stadio Raimondo Vianello, valido per la 26esima giornata del campionato di Serie B. Dopo 44 secondi, errore in disimpegno della difesa di casa, e Carcassi è la più lesta nel trovare un sinistro, una traiettoria a giro con De Bona fuori dai pali. Al 38esimo il gol del pareggio dell'Arezzo Roma, Nagni dentro l'area di rigore, Amaranto spedisce la palla sul braccio di Imprezzabile, rigore per le padrone di casa. Dal dischetto si presenta la stessa capitana che spiazza Nardi con il suo sinistro. Nel secondo tempo, doppio cambio tra gli Amaranto, entrano Bergrossa e Rossi per Carcassi e Gnisci. Al 49esimo però Imprezzabile blocca la ripartenza dell'Arezzo Roma a metà campo e per l'arbitro è fallo da ammonizione. Secondo giallo, le Amaranto restano in 10. Al 75esimo gol dell'Arezzo Roma, palla persa nella tre quarti avversaria da Tumi e velocissima verticalizzazione delle padrone di casa per trovare in profondità Montesi, bravissima appena fuori dall'area, ed infine un pallonetto chirurgico 2-1. All'84esimo cross dalla destra di Diaz che trova lo stacco prepotente di testa di Rossi in mezzo all'aria, gol del pareggio delle Amaranto. Termina così 2-2, una scoppiettante partita tra le due squadre divise ancora da 3 punti. L'appuntamento adesso è per mercoledì 1 maggio tra le mura dello stadio comunale Città di Arezzo per il turno infrasettimanale con il Pavia Academy. Per come si è messa la gara è un punto guadagnato probabilmente, perché giocare un tempo con un uomo in meno è sempre difficile, soprattutto in un campo tosto come questo di Roma e contro anche una bella squadra, quindi sicuramente sul secondo tempo ti dico un punto da guadagnato. Partendo dal primo o comunque dalla partita in complessivo ti dico che sono 3 punti persi, perché 2 punti persi, perché comunque abbiamo giocato la peggior partita da quando sono ad allenare questa squadra. O almeno io chiedo di giocare a calcio, e quindi giocare palla a terra, cercare le verticalizzazioni, cercare la profondità, cercare l'ampiezza, cosa che oggi purtroppo abbiamo fatto solo, credo io, i primi 30 minuti o comunque a sprazzi. Nel secondo tempo è stata tutta un'altra partita, perché dopo 4 minuti con un uomo in meno dovevamo giocare diversamente e le ragazze poi ci sono riuscite a pareggiarla. Ecco. Tanto mercoledì abbiamo proprio lo scontro diretto contro il Pavia e dovremo recuperare energia per portare a casa questi 3 punti, perché ci servono innanzitutto per la salvezza e poi per il morale della squadra, perché è giusto anche cominciare a fare 3 punti e portare a casa 3 punti che valgano come una vittoria, insomma. E le altre partite cercherò sempre di continuare con il gioco e di avere coraggio per non fargli e levargli quella paura che comunque avevano prima.